un'estrazione come al solito palpitante, avete sentito, non c'è bisogno, eravate qui fuori, avete sentito i popoli come hanno esultato, soprattutto chi è tanto che aspetta il palio, e quindi mi sembra che niente, è una giornata di grande comunione anche fra i popoli, fra i singoli popoli e anche fra tutte le singole contrade. Mi sembra si sia svolto tutto in maniera molto pacifica, molto tranquilla, e sempre di più verso il palio d'agosto, tutto lì. Ambrosione confermato all'unanimità, o perlomeno proposto all'unanimità? Sì, sì, Ambrosione proposto da Capitani, e come tradizione, come consuetudine a parte mia, ovviamente ho preso il nominativo e loro mi hanno dato, quindi non c'è problema. Mettiamo da parte le polemiche di luglio con la speranza questa volta di vedere 10 contrade al canapo. Io spero di vedere 10 contrade al canapo e 10 contrade che poi finiscono tutte il palio, tutte insieme, poi una vince e le altre 9 si purgano, questa è la nostra tradizione. Ma voglio anche vedere, come ho sempre detto, 10 cavalli che ritornino nelle stalle, questa è la priorità per quanto riguarda il comune. Poi sulle strategie, sulle scelte, ovviamente sono questioni pertinenti alle singole contrade, non mi permetto di entrare su questo. Quello che chiedo è semplicemente che 10 barberi ritornino tutte e 10 in contrada, belli, pimpanti, una vince e le altre 9 si purgano, questa è la nostra tradizione. Senta sindaco, per quanto riguarda il discorso Covid invece? Per quanto riguarda il discorso Covid, almeno stando a quello che ci ha detto anche la società della salute, non dovremmo avere un picco particolarmente elevato. Certo, non è che siamo bassi, però rispetto al dato nazionale non siamo così elevati. Io mi raccomanderò ancora... Ma guardi, io non voglio paragonare il palio a nessun'altra cosa, perché il palio ha una sua unicità, tanti momenti in cui le persone si ritrovano mi sembra abbiano provocato questo tipo di aumento del Covid. Quindi fra l'altro mi sembra, rispetto alla popolazione e anche ai numeri che abbiamo visto a Siena, non mi sembra ci sia stata un'esplosione così grande. Questo non significa che il Comune non starà attento, non cercherà di sensibilizzare i cittadini e i contradaioli, che facciano il loro dovere e se del caso prendano tutte le precauzioni, che però se il governo non ce le dà noi possiamo soltanto dare delle indicazioni, non è che possiamo imporre niente a nessuno. Parlando del prossimo palio, chi farà il vice mossiere? Abbiamo concordato che lo farà Magni di Vercelli, che già è stato qui insieme, anche ha fatto anche il mossiere direttamente, quindi questo sarà il ticket, diciamo, chiamiamolo così, fra mossiere e vice mossiere. Sono passati alcuni giorni dal palio di luglio, una cosa a mente fredda che più l'ha infastidita come primo cittadino? Ma guardi, io credo che ci sono state delle criticità che oggettivamente hanno dato fastidio a tutti, non a me in particolare. È chiaro che il palio necessitava di una ripartenza, potevamo sperare una ripartenza con più cavalli che correvano, non è stato così. Noi ci aspettiamo ad agosto un grande palio, grandi protagonisti, grande sicurezza, e questo è quello, e sia per quanto riguarda i barberi, i fantini e anche ovviamente per il Covid.